Bella ragazzi, bentornati su Zena Crew HD. Oggi siamo in compagnia di Robby e Burbero. Per mostrarvi un altro glitch un po' più redditizio, ma questa volta l'unica pecca è che all'inizio bisogna investire dei soldi in una preparazione di una macchina. In questo caso abbiamo trovato questa qua, il BMW, che vendendola ti dà 8000. No, Burbe, devo guidare io. Niente ragazzi, vi porto, vi facciamo vedere come si fanno i soldi. Allora, ora Burbe sale, Robby Will è salito. Ok, poi ragazzi partiamo. Semplicemente dovete trovarla per strada questa macchina, non potete comprarla da nessuna parte, dovete trovarla per strada. Vi consiglio il Gallivanter, queste macchine qua da 8-9 mila, quando le vendete diciamo normalmente. Venite qua, ora Robby devi scendere. Smamma. Ok, io e Burbe entriamo nel Pant Spray, ragazzi. Semplicemente ora entriamo e pimpate la macchina a più non posso. Più pezzi ci mettete, più logicamente vi verrà contato nella vendita successiva, quando copieremo la macchina per venderla. Ora facciamo due o tre cose al volo, mettiamo proprio freni, armature, pezzi così al volo, giusto per fare veloce, ragazzi. Ah, mi raccomando, niente segnalino, molto importante. Ragazzi, ora datemi un secondo per pimpare sta macchina di merda. Ci metto minchia dei colori alla cazzo di cane, viola da 12000. Più sono costosi, penso, e più li conta, mi pare di aver capito. Mettiamo luci. Tanto ragazzi, lo stiamo facendo anche noi in diretta stante per vedere se funziona, quindi lo facciamo praticamente insieme. Anzi, qua facciamo il ritrucchetto, quello per il clacson gratis, che schifo non ci fa. Ok, buttiamo dentro, poi ci buttiamo le sospensioni da racing, trasmissioni mezze e medio pezza, ci buttiamo una turbina, sti cazzi, ho speso 100000. Poi ci buttiamo un bel paio di finestrini e cerchi, facciamo così al volo, tanto per... Ci mettiamo dei cerchi cazzuti, no, fanno schifo questi, dai, no, mica non si può vedere. Vai così al volo, giusto per mettere uno. Ok, fatto questo ragazzi, uscite e andate verso la vostra casa più vicina o garage che sia. Noi in questo caso ce l'abbiamo lì vicino a Vinewood, quindi ci avviamo lì con Bullbenz e vi facciamo vedere il resto del glitch, diciamo. Allora, andiamo verso il garage. Cercherò di spiegarvelo tutto in diretta così da capire meglio. Allora, ora siamo quasi arrivati. Bene. Ora Burbe si prepara col tasto select gigante e ok, si deve uccidere. Aspetta Burbe però. Ok, prima che lui si uccida, voi vi andate a cercare sull'attività schiacciando start online, attività, ospita attività. Noi vi consigliamo, vabbè, create da Rockstar ovviamente, missioni, scusate, questa qui, piano di fuga, perché ti fa spawnare diciamo quando inizia la missione subito qua dal vostro garage dove siete. Quindi ora, ok, ora Burbe praticamente cosa succederà, che Burbe si uccide e appena si uccide voi dovete schiacciare start sinistra, entrare nel PlayStation Store e rimanerci. Vai Burbe. Ora vediamo, si uccide. Ok, sei entrato in PlayStation Store? Ok, perfetto. Ora Burbero in PlayStation Store, voi schiacciate piano di fuga e entrate nella missione. Ora ci farà spawnare. Ok, siamo entrati. Ci farà spawnare davanti al garage. Ora facciamo partire la missione. Vuoi davvero iniziare da solo? Certo che sì. Ok, vediamo se... Ok, vedete? Siete rinati proprio qua davanti al garage e voi siete in macchina. Non fate altro che entrare in macchina, dentro al vostro garage, e posare l'auto. Nel frattempo Burbero è sempre nel PlayStation Store. Mi raccomando, chi va nel PlayStation Store non deve uscire finché non glielo dice l'altro. Ora, uscite dal garage. Usciamo, ok. Deve rimanere, diciamo, dove ci sono le card prepagate Bullshark.
Ok, come vedete stiamo uscendo dal garage. Burbero è sempre nel PlayStation Store. Ok, start, amici, e vi unite alla sessione del vostro amico. Porca miseria, qua non me l'ha spedito Burbe l'invito prima di iniziare la partita. Niente, Robby, prova a mandarmelo te, che facciamo una prova anche se puoi invitarti qualcun altro nella stessa sessione. Prova a invitare, facciamo una prova, dai, vediamo. Perché si è dimenticato di mandarmi un invito, bene. Vediamo se siamo inchiappettati oppure no, ragazzi. Perfetto. Ok, Robby ci ha invitato. Ok, arrivo perché sto accettando l'invito. Scusate, ma sono piccoli problemi tecnici. Vediamo se così funziona allo stesso modo, vediamo. Ok, ci riuniamo nella sessione dei nostri amici. Noi qua abbiamo fatto una cavolata, abbiamo fatto una sessione di inviti, forse era meglio farla da amici, in modo così da poter entrare anche se uno in un'altra stanza. Vabbè, vediamo se così funziona lo stesso, ragazzi. Ok, stiamo rientrando. Vediamo. Qua fuori c'è la macchina viola. Ora vediamo. Ora sto salendo in macchina. Ora Burbero può uscire. Esci. Vediamo, ragazzi, se funziona in diretta. Ok, Burbero è uscito. Ora gli do questa macchina e io vado a vedere nel garage se la nostra è rimasta. Vediamo se anche così si può fare. Anche se abbiamo fatto un piccolo errore, se riusciamo a rimediare. Te, Burbero, sali qua dentro, che non si sa mai. E andiamo a vedere nel nostro garage se la, ragazzi, la macchina è ancora qua. Speriamo bene, raga. Il bello della diretta. Succedono piccoli imprevisti, vediamo. Attimi di tensione per Fabrizio trattino Genova, per gli amici. Vediamo, entra. E la macchina, ragazzi, è qua, posteggiata. Anche così funziona lo stesso, incredibile. Abbiamo fatto un piccolo errore, ma abbiamo potuto constatare invece che si può fare anche altri piccoli modi. Bene, ragazzi, la macchina è qua. Ora, l'unica cosa è che non potrete più riduplicarvi la macchina che avete all'interno del vostro garage. Potete solo duplicarvi la macchina che ora in questo caso è dove c'è Burbe dentro, cioè quella che avete copiato. Quella la potete copiare quante volte volete, ma non potete copiarvi quella che è già nel vostro garage. Ora facciamo la controprova, ragazzi, andiamo a venderla. Burbe, vieni avanti, sono dentro nel garage. Ok. Fammi vedere sta macchina. Vediamo. Ragazzi, la prova del 9 sta per arrivare. Vediamo quanto ci darà per questa macchina. Ora, il vero guadagno non sta proprio nel vendere la prima macchina. Dovete cercare di copiarla più e più volte per trarci guadagno. Perché comunque all'inizio è logico spendere almeno 100, dai 100 ai 150 mila per metterci qualche pezzo, diciamo, importante per farne accrescere il valore. Ora vediamo quanto ci dà, infatti. Ora, noi in questo caso la vendiamo perché, vabbè, stiamo facendo il video per farvi vedere. Quindi per farvi avere la controprova che la macchina si può vendere. Comunque la macchina è nel garage, la copia originale, diciamo. Questa è la copia, quella da vendere. Logicamente a voi vi converrà duplicarvela più volte per farci più soldi. L'unica, diciamo, restrizione è che potrete vendere una macchina ogni 40-45 minuti. Io non so ora bene quanto sia il tempo tra una macchina e l'altra di vendita. Comunque nel frattempo potreste tranquillamente comprarvi un garage e riempirlo di queste macchine e tenervele lì e vendervele piano piano. Ora vediamo, ripara auto, potevo anche evitarmelo. Comunque, ragazzi, vendi 66.850, contando che io comunque non ci ho messo praticamente pochissimi pezzi preparati. Questo è guadagno. Contate che se ve la duplicate, non lo so, almeno dalle 6 alle 10 volte, fatevi due conti e vedrete quanti soldi ci potete fare. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia d'aiuto, che vi faccia ammucciare un po' di soldi. E niente, ragazzi, vi saluto dalla Zena Crew, è tutto. Alla prossima, ragazzi, ciao!